Credo che l'unica cosa che sia mancata all'Agragas oggi è stata l'espulsione che abbiamo subito e quindi il fatto di essere rimasti in 10 uomini, perché credo che l'Agragas avesse il controllo della partita fino a quel momento, ampiamente. E poi però abbiamo avuto anche la bravura e la capacità in 10 uomini di passare in vantaggio, però mancava ancora tanto tempo, per cui abbiamo dovuto soffrire, abbiamo subito tanti calci piazzati. Non abbiamo mai preso un tiro in porta su azione, ma soltanto su calci piazzati. Ne abbiamo subiti tanto e loro sono stati bravi a mettere la palla 2 volte dentro su calcio piazzato. Cosa non ti è piaciuto oggi della tua Akragas? No, è stata preparata una partita per tentare di giocare con un baricentro un po' più basso e attaccare alla profondità, e così è stato. Infatti al primo tempo abbiamo avuto alcune occasioni che non abbiamo concretizzato. Al secondo tempo volevamo continuare sulla stessa scia del primo. Ripeto, però siamo rimasti subito in 10 praticamente, quindi abbiamo fatto un intero tempo in 10 uomini e nonostante questo, ripeto, il vantaggio, ma poi non bravi nel difendere sui calci piazzati. I gol subiti dall'Akragas sicuramente evitabili. Evitabili, lì noi marchiamo a uomo, per cui i miei ragazzi sanno che ognuno deve prendersi la responsabilità di prendersi ognuno il proprio avversario e tentare di vincere il duello l'uno contro uno. E vuol dire che loro sono stati più bravi, sono stati più forti di noi sull'uno contro uno nei calci piazzati. Se parliamo di economia del gioco, di partita, allora parliamo d'altro, ma è giusto però analizzare il risultato e quindi abbiamo perso 2-1. È stata una partita sotto gli occhi di tutti, combattuta da ambo le parti. Il primo tempo abbiamo sciolinato un calcio importante, abbiamo sprecato purtroppo 3 palle davanti alla porta, però la stessa cosa all'inizio secondo tempo, loro sono entrati, diciamo, meglio e hanno sfiorato più volte e hanno mancato di far gol anche loro. Nel momento tecnicamente migliore per loro, quando viene espulso Righichi, noi riusciamo a fare gol. Con il nostro Gianluca Litteri che si è conquistato un rigore da bomber. Naturalmente poi 10 contro 11, il Canicattì tanta gamba, abbiamo preso 2 gol sul calcio piazzato. Naturalmente al 90° era fatta, i 5 minuti di recupero sono stati sospinti dal buon direttore di gara in maniera forsennata, quindi abbiamo combattuto contro i mani in avvento, però la colpa è nostra perché 2 gol in quel genere non si possono prendere. Ah, è una sconfitta che brucia perché, come tutte le sconfitte che arrivano al 94esimo, fanno male. Purtroppo ci siamo complicati la vita da soli. Abbiamo giocato per 38 minuti nel secondo tempo e 10 uomini. Eravamo riusciti a passare in vantaggio. Era stata una partita aperta, potevamo fare gol loro, potevamo fare gol noi. Però oggi il risultato dice che andiamo a casa senza punti. Vuol dire che il Canicattì ci ha creduto di più. Sì, assolutamente. Adesso le partite sono tutte delle finali e bisogna arrivare alla quota salvezza il prima possibile, se no rischi di impantanarti in situazioni che a noi non competono. Perciò già da domenica con Locri bisogna provare in tutti i modi a portare a casa i 3 punti.